Well, I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like this. Da una parte gli investimenti con i fondi del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dall'altra la revisione normativa che regola l'organizzazione della sanità nei territori. Questi due principali filoni che si incroceranno all'interno della 16ª edizione del Forum Risk Management in Sanità, che si terrà ad Arezzo dal 30 novembre al 3 dicembre. Il ricco programma dell'evento è stato presentato a Firenze a Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Regione Toscana. Nel forum il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità, le regioni e tutte le istituzioni nazionali e regionali della sanità presenteranno la vera riforma del sistema sanitario, che è il rilancio della medicina del territorio, con i fondi del Piano Nazionale di Resilienza e Rilancio del Sistema Sanitario. Qui la vera grande riforma, e Arezzo sarà importante perché consentirà a tutte le aziende sanitarie, a tutte le regioni, di presentare i piani attuativi, dove e come investire, ma anche farà tanti tavoli di lavoro per dire poi concretamente cosa si fa dentro le case della comunità, come si porta la medicina a casa, la medicina, l'assistenza a casa del paziente. E sarà importante perché sarà un incontro di tutti gli stakeholder del mondo sanitario, perché parliamoci chiaro, la riforma del sistema oggi ha bisogno che tutti insieme si lavori per lo stesso obiettivo. La pandemia ha messo in evidenza la necessità di riorganizzare e favorire una medicina del territorio. Il Covid ha dimostrato che nelle regioni dove si è lavorato di meno con le strutture nel territorio abbiamo avuto problemi in più, e quindi ha messo al centro questo grande tema della riforma della medicina nel territorio. Quindi bisogna imparare questa lezione e tradurla, voglio dire, ora in cose concrete da fare. I cittadini hanno bisogno di avere la cura e l'assistenza più vicino ai loro bisogni, si parla di sanità di prossimità, più vicino alle loro abitazioni, non c'è bisogno di andare sempre al pronto soccorso, ma in qualche modo la struttura sanitaria che deve avvicinarsi al cittadino, e quindi il Covid da questo punto di vista ha rappresentato una grandissima opportunità. Il forum è sempre stato, diciamo, un momento di confronto, di elaborazione, insomma, sui temi della sanità di straordinario valore. Quest'anno assume un significato particolare perché si svolgerà in un momento in cui entrerà nel vivo il percorso di costruzione anche di un nuovo modello di organizzazione sanitaria con particolare riferimento ai territori, legato per una parte agli investimenti previsti dal PNRR sulle case di comunità, sugli ospedali di comunità, sulle centrali di coordinamento, sull'assistenza domiciliare, sulla telemedicina e più in generale sulla sanità digitale. Quindi da una parte dovremo ragionare, sarà un grande momento di confronto di livello nazionale su questo aspetto, dall'altro si incrocerà anche con la revisione normativa che regola l'organizzazione della sanità nei territori, quindi non solo gli investimenti nelle strutture, ma anche una riflessione sull'organizzazione di queste strutture, che dovranno ovviamente essere improntate alla multidisciplinarità, alla multiprofessionalità, alla collaborazione tra i diversi attori del sistema sanitario e sociosanitario. Insomma, la prospettiva è quella di costruire un nuovo pilastro dello Stato sociale del nostro paese e nella nostra regione, e quindi la Toscana ospiterà e porterà un contributo, perché noi veniamo anche da una storia di esperienze già realizzate nei nostri territori, penso alle case della salute, insomma, no? Che da diversi anni in diverse parti della regione sono state realizzate, quindi un grande momento di confronto al quale, diciamo, la Toscana porterà il proprio contributo. Da un lato noi abbiamo 5 canali di finanziamento attraverso il Recovery Fund, e ringrazio il Ministro Speranza per essere stato probabilmente nelle 6 missioni del Recovery Fund il più tempestivo.
perché ci ha dato potenzialità di risorse per l'ammodernamento dell'edilizia sanitaria, per la realizzazione delle case di comunità, per l'implementazione degli ospedali di comunità, per l'assistenza domiciliare. Ma contemporaneamente io dico inutile andare sull'aspetto strutturale se dopo non ti proponi di come implementarlo con le persone, le professionalità e con le apparecchiature e ciò che la scienza ci può offrire. Quindi accanto a tutto questo è necessario che il Fondo Sanitario Nazionale abbia un'entità maggiore di risorse che annualmente poi vengono passate alle regioni per gestire il sistema nel suo complesso. Presente alla conferenza anche Domenico Mantoan, direttore di Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari, che si è soffermato sul ruolo che andranno a ricoprire le case di comunità, definendo una grande intuizione quella di costruirle utilizzando i fondi del PNRR. Le case della comunità saranno dei luoghi fisici dove il cittadino, come oggi un cittadino esce di casa e sa dove è la farmacia, il cittadino uscirà di casa e sa dove fisicamente c'è un luogo fisico aperto 24 ore, 7 giorni a settimana, dove troverà risposta ai suoi bisogni di salute. Quindi un'organizzazione che prevede la presenza in queste case della comunità del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta, di una nuova figura prevista che è l'infermiere di famiglia, la presenza in queste strutture anche di diagnostica di base, quindi la possibilità di fare dei prelievi di sangue, delle ecografie, degli elettrocardiogrammi, quindi una diagnostica di base per monitorare la cronicità. Il tutto poi con un valore aggiunto che è la telemedicina. Si sta facendo un grande investimento sul fascicolo sanitario elettronico, lo sta seguendo il ministro Colao, quindi ci sarà ad un certo punto che un cittadino, presentando la propria tessera sanitaria, dentro lì c'è tutta la sua storia sanitaria. E poi un grande investimento in telemedicina, nel telemonitoraggio, quindi la possibilità di controllare a distanza le patologie croniche, i diabetici, i cardiopatici, gli ipertesi. E un'altra forma nuova organizzativa sono le centrali operative territoriali. Sono strutture che il cittadino non vedrà, non erogano servizi sanitari, però è una specie di cervello che da remoto, a questo cervello arrivano tutte le informazioni sullo stato di salute dei cronici, ne prevediamo una ogni 100.000 abitanti, e questa centrale operativa ha il compito di attivare tutte le formule organizzative presenti in quel distretto, quindi dal medico di medicina generale alla guardia medica, all'USCA, all'ADI, all'infermiere di famiglia, al ricovero in ospedale di comunità. Quindi a smuovere intorno alle necessità del paziente tutta la complessa formula organizzativa che stiamo predisponendo. Quindi un modello organizzativo dove il cittadino dovrà sentirsi preso in carico, dovrà sentirsi accudito, dovrà sentire che c'è un'organizzazione che si prende carico di lui. Tra i soggetti protagonisti del forum, le aziende sanitarie. Il forum chiama tutti i soggetti istituzionali che devono dare attuazione a questo piano nazionale di sviluppo delle attività territoriali e delle attività sanitarie territoriali. In quest'ambito le aziende sanitarie sono il luogo in cui queste innovazioni, questi progetti, queste attività vengono fatte, e quindi il ruolo delle aziende sanitarie in questa partita è straordinariamente importante, accanto agli altri interlocutori, ma straordinariamente importante, perché noi rappresentiamo il campo in cui si gioca questa partita difficilissima. È vero che Regione Toscana ha una grande storia, una grande tradizione in tema di cure territoriali, ma mai sono arrivate tante risorse economiche in così poco tempo per innovare, realizzare le nostre strutture sanitarie. Ai nastri di partenza il 16° Forum Risk Management, la sanità dunque torna al centro. Per quanto riguarda la categoria professionale che lei rappresenta,
La carenza da un punto di vista proprio numerico di infermieri è uno dei temi che torna ad essere al centro. Sì, la carenza chiaramente dovrà essere affrontata soprattutto anche a seguito di tutte le sospensioni che vengono fatte dagli ordini professionali a seguito della non ottemperanza all'obbligo vaccinale, ma questo è un argomento sui tavoli regionali che affronteremo piano piano, ma al forum avremo intenzione e grazie anche alla disponibilità della dirigenza del forum e del comitato scientifico di affrontare tantissimi temi, perché il PNRR è un argomento molto interessante dove andiamo a sviluppare la figura degli infermieri nelle case della comunità, negli ospedali della comunità, nelle centrali di tracciabilità territoriali, quindi l'infermiera avrà sempre di più un ruolo cruciale in questa sanità, in questo sistema sanitario. Ad oggi 450.000 infermieri in Italia rappresentano la spina dorsale del sistema sanitario ed è bene che oggi vengano valorizzati sia dal punto di vista economico ma sia dal punto di vista professionale con queste riconoscenze. Un tema in evidenza è anche quello della medicina del territorio. La pandemia ha messo in evidenza l'importanza di rafforzare e valorizzare ancora di più questo settore. Un infermiere ogni 2.500 abitanti, questo è l'obiettivo anche dei finanziamenti del piano nazionale di ripresa e resilienza che vorremmo mettere in pratica soprattutto a partire anche dalla regione toscana che si è fatta promotore attraverso la delibera 597 del 2018 dell'infermiera di famiglia e comunità, quindi noi avremo necessità su tutto il territorio regionale di circa 2.000 infermieri che andranno a sviluppare il territorio sull'assistenza infermieristica proprio a casa delle persone. L'infermiere è un amico di famiglia, quindi vorremmo in tutti i modi portarlo nelle proprie case. I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like you.